Venditalia 2014 non è ancora terminata, siamo allo stand della Adimac con Stefano Contini, il responsabile commerciale dell'azienda, che intanto salutiamo. Buongiorno a tutti, grazie Fabio. Iniziamo ad introdurre le nuove macchine che presentiamo in questa fiera. Aspetta, fermo, perché tu nel frattempo non sei un volto nuovo. Io voglio ricordare e segnalare che io e te ci siamo già conosciuti a Expo Venin Sud nell'edizione 2010 della manifestazione catanese, nella quale siamo riusciti poi a dare uno sguardo a quelli che sono, a quella che è la vostra gamma di prodotti. La vostra gamma di prodotti che è piuttosto ricca, è costituita da prodotti che erano il caldo, il freddo snack, i giornali addirittura, e oggi invece siete venuti a confermare ciò che avete e in più presentare due prodotti nuovi. 300 secondi per te per andare a presentarli. Benissimo, allora corro veloce. Presentiamo la macchina My Latte, che è un distributore principalmente dedicato al settore Horeca o all'hotelleria. Una macchina completamente automatica, con la particolarità di funzionare con il latte fresco. Di conseguenza tutti quelli che sono i prodotti italiani di eccellenza, il cappuccino, il caffè macchiato, vengono prodotti con il latte fresco. Inoltre abbiamo proposto questo schermo pubblicitario per dare ancora più immagine alla macchina, e questi pulsantini illuminati che la rendono ancora più attrattiva alla clientela. Si vede che è una macchina di qualità, prodotta con materiali di qualità come l'acciaio inox, che è un po' il nostro punto forte, quello che ci contraddistingue rispetto agli altri marchi, alla concorrenza. In effetti potete vedere anche su altri distributori la presenza di acciaio inox un po' sparso dappertutto. Sì, questa è una delle caratteristiche che contraddistinguono la produzione Adimac. In realtà sono molti anni che voi realizzate distributori di varia tipologia. Uno degli elementi che ho visto, ho notato nelle varie fiere in cui nelle precedenti edizioni voi esponavate, erano proprio i distributori, o meglio era la presenza dell'acciaio all'interno delle macchine. Questo per quale motivo? Perché cerchiamo di dare un distributore diciamo di alta qualità, ma soprattutto che abbia robustezza, non quelle macchine che quando apri la porta le vedi traballare. Quindi ferro, acciaio, comunque macchine possenti, in modo che le persone quando si avvicinano, anche in postazioni difficili come possono essere luoghi pubblici, non siano soggette a vandalismo, o comunque se anche lo sono rendono la vita più difficile ai ladri, ai furbi, insomma. Bene, allora Stefano, in questo caso invece voi siete andati a presentare una macchina che ha tutte le caratteristiche per essere una macchina di grande appeal, con una serie di elementi antiscasso, l'ascensore che mette in luce proprio la tecnologia di nuova generazione con l'effetto plotter e cos'altro. Diciamo che questa macchina nasce per essere esposta sia in luoghi pubblici che in luoghi interni. Vedete già la scocca, che è parecchio massiccia, fatta bene, una struttura solida, già predisposta, come vedete, un inserimento moneta antivandalico. Puoi battere pure senza problemi. No, io dovevo sentire con le mie ossa, si può dire. Assolutamente. In più abbiamo unito questo elevatore in modo da poter dare prodotti diversi, non solo per il settore del food and beverages, ma anche prodotti alternativi. Visto dove sta andando il vending in questi giorni, dobbiamo essere sempre più flessibili e offrire un prodotto che si adatti a qualsiasi tipo di esigenza.
Stefano, infine, voi realizzate ormai da un ventennio e più una serie di distributori fatti con grande capacità ingegneristica. Il design resta sempre di altissimo livello. Chi acquista i vostri distributori ci mette pochissimo le mani perché non si guastano quasi mai. Qual è il segreto di tutto questo? Partire a progettare bene e comunque anni e anni di esperienza. Ormai Adimac è presente dal 1988, quindi non siamo più proprio novellini del settore. L'esperienza ce la siamo fatta, cerchiamo di trasferirla ai nostri distributori e cercare di far rimanere il nostro cliente soddisfatto e acquisire così la sua fiducia. Bene Stefano, noi desideriamo quindi ringraziarti, corriamo a vedere se riusciamo a beccare qualche altro amico per presentare a tutti gli spettatori di VennTV.it ciò che ha presentato, bisticcio di parole, qui a Venditalia 2014. Saluta pure gli amici di VennTV. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima. Grazie Stefano, io continuo, forse ce la facciamo a farvi vedere qualche altra cosettina. Andiamo.